Sebastian Loeb si è aggiudicato la seconda edizione del Rally di Sardegna, valida per il mondiale e quinta prova della corrente stagione. L'attuale campione in carica si è imposto dopo tre massacranti giorni di caldo, polvere sterrati da vecchi tempi su Solberg e Gronholm, che così continuano a seguire il francese nelle posizioni più di prestigio della classifica generale. Con questa vittoria, sofferta ma impostata fin dall'inizio della gara, Loeb spezza la parità dei successi fin qui ottenuti e passa a condurre con tre vittorie sulle due del norvegese, che anche in Sardegna ha lottato fino all'ultimo chilometro di speciale, ma si è dovuto arrendere alla grande prestazione dell'insieme pilota-macchina-gomme che sta portando Loeb verso la riconferma del titolo. La corsa è ancora lunga, mancano ben 11 prove del mondiale, ma la sensazione dopo la Sardegna è che chiunque, Solberg o Gronholm che siano, voglia sfilare la corona al francese, debba dare qualcosa in più. Il mondiale italiano, con 66 equipaggi al via, ha visto tornare nella splendida cornice di Porto Rotondo circa la metà dei piloti. A conferma della durezza tecnica e della difficoltà di questa gara, tale da riportarla quasi indietro nel tempo, per il prestigio che ha portato il concluderla. Senza la novità di Super Rally, che fa rientrare chi si ferma nelle prime due tappe, sarebbero giunte al via solo una ventina di vetture. Tra le vetture Super 1006 ha vinto lo spagnolo Sordo, mentre per gli italiani Benedetti. Poca fortuna per Baldacci e Cecchettini con le Fiat Abarth. Poca soddisfazione anche per Navarro e Galli, fermi per problemi meccanici. Grande gara invece per Riccardo Errani, tornato al volante della Skoda Octavia VRC. Il pilota romagnolo, pur perdendo una decina di posizioni per un problema elettrico nel corso della prima tappa, ha sfoderato una prestazione maiuscola, aumentando progressivamente il ritmo speciale dopo speciale, confermando non solo il proprio feeling con questa vettura, ma una particolare adattabilità allo sterrato duro, scassamacchine, dove si deve anche un po' improvvisare per venirne fuori nelle condizioni più estreme. A fine gara Errani era visibilmente soddisfatto. La Skoda VRC si conferma una vettura adattissima a questo tipo di fondo, spiega il driver italiano, fra i più applauditi dai tifosi. Credo che proprio nella sua robustezza abbia la miglior qualità. La nostra era una vettura ormai ex ufficiale, ma ben gestita da questo team della Repubblica Ceca, con la quale abbiamo fatto anche Monte Carlo. Ci siamo divertiti in una gara bella per quanto dura. Adesso andiamo a Cipro, saremo con il gruppo N e dovremo correre con molto più riguardo alla vettura. Spero di ritrovare la VRC più avanti, è stata una bella gara per noi.
Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm